Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Farming Simulator 2019, nella mappa Le Colline d'Italia. Allora, procediamo con le lavorazioni che abbiamo terminato e lasciato ferme da un bel po' ormai, perché è da un bel po' che non gioco su questa mappa. In teoria procediamo, continuiamo. Come sempre, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete. E inoltre tutto giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi con qualche piccola donazione. Molto bene. Qui ci sta la trebbia che sta aspettando che i semi di soia vengano pronti. Qui invece non mi ricordo più se l'avevo analizzato. Sto terreno qua sì, è analizzato. Però non mi ricordo se esatto, mancava da finire la calceviva. Intanto questo ha finito. Eccolo qua. Sì, c'era l'operaio che si è andato a schiantare miseramente. Se poi finisco io. Per un attimo che vediamo dove sta andando di bello questo, se va a destra o a sinistra. Perfetto, qua siamo a posto. Allora, qui abbiamo seminato erba per far fieno per i cavalli. Credo che andrò in questo momento a sostituire questa seminatrice perché è diventata un po' piccolina, per cui facciamo così, la scarichiamo in farm e poi vado al negozio a prenderne una di nuova. Vediamo se la cosa può risultare utile. Sì, ok, scaricata, chiudi e andiamo al negozio. Eccomi qua al negozio. Allora, sketch, la rivendiamo. Sì, benissimo. Vediamo un attimo cosa acquistare di più produttivo, diciamo. Vabbè, io prenderei questa, eh. Stavade Stand Rapid. Compra. Anche se non fertilizza, ma va ben così. L'importante è che abbia una lavorazione più grande, perché insomma il campo 5 è bello robusto, eh. Aspetta che nel frattempo questo ha finito anche la calce, se per quello. Ok, eccoci qua con la nuova seminatrice. Naturalmente dovremmo far cambio di trattore perché questo ha 120 cavalli e non ce la fa. Tanto raccogliamo questi due pallet qua, poi gli facciamo il pieno. Allora, sul 5 andiamo a seminare avena perché ho visto che sono scarso ancora come produzione. A meno che non abbia seminato avena sul 9. No, semi di soia anche lì. Vabbè. Adesso vengo a finire queste parti qua con la calceviva e ci stiamo. Ok, a posto, molto bene, finiamo qui. Ok, manca tutta sta striscia qua e ci siamo. A posto, ok, qua sta andando molto bene, non dovrebbero esserci grosse difficoltà, teoria. Sicuramente farà un po' di fatica, però per andare in giù è peggio secondo me. Questo quanti cavalli ha? 155, no, ne ha di più. Vabbè, ne ha di più. Che facciamo di bello? Non mi ricordo se qui abbiamo le mucche, ma le mucche sono già nostre? Non ho ben capito se sono già nostre oppure no. Sì, abbiamo già la fattoria delle mucche, però potremmo prendere le mucche, eh. E prendiamo 30 mucche. No, conferma. Prendiamo 30 mucche, eccole qua. Molto bene, eccellente. Ah, quello l'abbiamo sistemato e siamo a posto. Adesso sistemiamo l'acqua. Dovrebbe essere questa, in teoria. Sì, eccellente. Il punto è che il 7 a sto punto non basta più. Il 7 a sto punto non basta. Prendiamo il 4. Ma sì, prendiamo il 4 che
Lo mettiamo anche quello ad erba, già che ci siamo per il momento. Eccolo qua. E fatalità c'è orzo. Vabbè, chiedigli analisi, va, di sto pezzo di terra qua. Sì, perfetto. Trebbia, vai. Secondo me paglia ne abbiamo, eh. Non vorrei dire niente, ma paglia ne abbiamo. Sì, in abbondanza. Vai. Perfetto, per il momento non stiamo là ad analizzare, l'abbiamo già analizzato, lo sistemiamo dopo perché tanto. Bene, sì, un carrellino. Dov'è il carrellino? Eccolo qua. Ho 700 euro, molto bene, adesso vediamo un attimo cosa c'è di buono. Devo anche iniziare a diserbare il terreno 5. Prima di diserbarlo lo andiamo a fertilizzare, che almeno... vedo dove butto prodotto. Ma questo non è da fertilizzare. Esatto. Cosa richiede? 160 kg per ettaro. Per fortuna ci ho dato un'occhiatina. Ah, ma tutti gli terreni devono essere fertilizzati. Vabbè, a parte i semi di soia che non richiedono niente. Ottimo. Qua abbiamo finito. Qua non credo sia da fertilizzare. Esatto. Ok, la trebbia è piena. Vediamo se riesco a mettere l'operaio qua a fertilizzare invece. Sì. Sì, molto bene. Sì. Sicuramente dovevo fermarlo perché naturalmente si va oltre al seminato. Fermo qui. Ferma chi? Sì, niente, dobbiamo solo aspettare un attimo che le lavorazioni si concludano. Allora, vediamo un attimo le mucche. Paglia. Ok, altro scarico. Eccoci qua. Ho dovuto un attimo fermarla perché sennò mi combina guai. Ok, il morchio è pieno, andiamo a scaricare. Non credo che servi, esatto, cibo alle galline. Allora apriti, devo scaricare. Ok, vediamo se è da scaricare. Sì, ferma qua. Ok, qua abbiamo finito per ormai. Lo prendo in mano io. Qualcosina è venuto fuori, eh. Ok, adesso gli sistemo la calce viva e sembra che non distrugga il trattore. Oula. A posto. Chiudi. Ok, andiamo a scaricare in farm di nuovo. Poi possiamo la calce viva e siamo a posto. Questo lo seminiamo ad erba. E a questo punto qua ci facciamo insilato dall'erba. Sì. E poi ci facciamo fieno casomai. Qui devo buttare giù anche la trincea, insomma. Ok. Vai, almeno anche sto lavoro qua è fatto. A posto. Adesso appena l'operaio ha finito, appena abbiamo finito di seminare il 5, veniamo a seminare il 4. Poi cominciamo a mandare il tempo veloce perché qua molto interessante.
Posto. Vabbè, qua abbiamo tanto tempo. Ah, fammi capire un attimo lì i cavalli come stanno. Vabbè. E il 9. Sì. Aspettate che portiamo paglia alle mucche già che sono qui. Ok, vediamo. Bah. Non credo basterà un carro, eh. Vediamo anche dove buttarlo. Eccolo qua. Ho trovato il trigger. Servirà un paio di carrellini, eh. Eh sì, va bene. Dubito che abbiamo il bunker. Devo trovare una posizione per il bunker, eh. Ho proprio avanzato 1000 litri, vuol dire che sono andati 27.000 litri, bene. Questo ha finito ormai. Questo lo rimettiamo all'opera. E adesso andiamo sul 5 e sul 4 a seminare erba. E siamo a posto. Qua manca solo l'erbaccia e via. Alla fine però non l'ho più riparata, mi sa, sta seminatrice qua, vero? Ok, a posto. Per un pelo erba. Ok, io credo che un pochino avanti col tempo ci andrei, eh. Ok, allora, altro che mandare avanti il tempo qua. Devo diserbare. Ora vediamo un attimo se è spuntata l'erbaccia che metto l'operaio, ma mi sa di no. Che buios. Che buio. Ecco, te pareva? Eccellente. Esatto, l'erbaccia. Mi manco se vede così l'erbaccia. Una bea. Eh sì. Mi sa che devo far crescere l'erbaccia per forza, perché sennò. Ok. Perché se no non riesco proprio a capire dove vado, metto l'operaio in un attimo, qua ci siamo, tanto esatto, vedete il 5. Sì. Facciamo così, sì. Un attimo qua ci siamo, eh. Ma intanto la semina, vabbè, è a pezzi, ma dopo sistemiamo. Guarda, facciamo così, visto che magari se per sbaglio inizia a crescere. Poi rompe i marones. Almeno così siamo sicuri che tutto sarà a posto. C'è qualche alberello, no? Come qua c'è un po' di muretta. Ok. La farm di sera. Belle le luci sotto i capanni. Sì. Belle. Dai che mandiamo a giorno. Siamo. Bene, bene, abbiamo passato la metà. Dobbiamo fertilizzare il campo ad erba, anche devo ricordarmi che è l'ultimo campo che mi serve. Ok. Ultima striscia. Ultima striscia. Ok, ci siamo, andiamo avanti. Un pochino. Ok, andiamo a mettere. Sì, vabbè, non importa. Tanto. Anche se il terreno cresce sul 4, non importa. Poi andiamo a fertilizzarlo in un momento unico. E il giorno è arrivato. Devo scaricarlo, però. Ok.
devo ricaricarmi di fertilizzante. Oh, i terreni sono pronti. Molto bene. Molto bene. Andiamo a fare il pieno. Niente, io direi di o li facciamo far tutti pronti, insomma, tutti per uno per tutti. Anche l'erba è pronta. E allora credo che possa bastare così. Sì, intanto cominciamo a trebbiare questo. Ok, iniziamo dal campo 6. Adesso vengo qui e fertilizzo. Iniziamo anche a falciare per fare fieno lì. Qua fa lì facciamo fieno a sto punto, sia per i cavalli che per le mucche. Tanto sui terreni ad erba non servirà passare l'erbicida perché l'erbaccia non ce n'è. Eccomi, molto bene. Sistemiamo. Mazza o fertilizzante che serve. Non credo che funzioni. Non credo che funzioni fertilizzare subito. Adesso provo, vediamo lì se funziona. No, vedete? Non fertilizza al massimo e non fertilizza proprio. Vabbè, resterà sto problema qua per il momento, ma va ben così. Oh, qua mi serve un carrellino. Però a sto punto della faccenda mi servirebbe anche un trattorino per avere una falciatrice, qualcosa per falciare mi servirebbe. Allora, non abbiamo la minima attrezzatura per fare fieno, L'unica cosa che abbiamo è il cassone da carico e ste pottinger qua. Beh, visto che dobbiamo fare, prendiamo direttamente il meglio che c'è. E poi mi serve un voltafieno. Ci prendiamo questo. Ho una marea di acquisti in questo gameplay. E mi serve anche un ranghinatore. Però restiamo calmi e prendiamo questo. Compra. E a sto punto prendiamo anche un trattore perché così non andiamo molto avanti, Prendiamo questo, un trattore grosso, che comunque servirà sempre a sto punto. Al momento non gli aumento i cavalli perché non mi servono. Per quello che devo fare sono anche troppi. Ok, abbiamo speso una marea di soldi, ecco qua. Altri acquistoni, Poi queste dovrebbero essere sia ante che post. Sì. Mi sistemo la question. Ok. Poi verrò a prendere il ranghinatore, Intanto facciamo fieno. Ok, allora vediamo un attimo questa modalità qua al lavoro. Tanto la trebbia è piena, per cui si è fermata un attimo, poi andremo a scaricarla. Voglio solo provare questi attrezzoni qua. Ah, eccolo qua. Allora, dispiega un po' tutto. Prima però finché venivo qua, stavo riparando tutto. Ok, ma guarda te, ho preso proprio eccellente, proprio la giusta. Vabbè, ma vieni. Proprio il giusto lavoro, guarda. Neanche farlo apposta. Vedo che il New Holland qua se la lavora proprio bene sto campetto qua, Sì.
Bello acquisto questo, eh. Ok, va bene, dai. Io credo che per il momento mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, pollicione in su dei milioni like, campanella notifiche per non perdervi nessun gameplay, commentate, condividete e inoltre tutto giù in descrizione trovate tutti i link che vi permettono di seguirmi con Telegram e Discord e in più il canale donazioni, sì, il canale, il link delle donazioni mi raccomando per supportare i video che sto facendo. Bene, io vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e grazie e alla prossima. Ciao ciao.